Lo capisco, no, lo conosco. Ecco, il tentativo, diciamo, di cercare il soccorso esterno da parte di una sinistra in Italia che evidentemente è diciamo molto dispiaciuta di non poter utilizzare per esempio il servizio pubblico come fosse una sezione di partito, però su questo non posso aiutare proprio perché credo nella libertà di informazione e di stampa. Presidente, pensate di riformare la governance della RAI quando fate le nomine, visto che l'attuale CDA è scaduto, e pensate di privatizzarla? Si è parlato anche di questo, proprio una parte di questi giorni. Guardi, allora, sulle nomine bisognerà procedere, anche perché, come lei ha visto, si è dimessa anche la Presidente, quindi è sicuramente una cosa da quale dobbiamo occuparci nelle prossime settimane. Sulla governance io sono assolutamente laica, insomma, sulle norme che governano. La governance, ripeto, non è una riforma che ho fatto io, non l'ho neanche particolarmente difesa, quindi se quelli che l'hanno scritta oggi dicono che è pessima, possiamo, per quello che mi riguarda possiamo parlarne. Su quello che riguarda le ipotesi di privatizzazione ho letto queste indiscrezioni, non so da dove siano uscite, non ho su questo niente da dire, posso solamente confermare rispetto a quello che ho letto, che mi è stato attribuito, che confermo di non avere bisogno di una telemeloni, ecco, non ne ho bisogno, non mi interessa, non la voglio, che non sia chiaramente i miei canali social, come si sa, che però insomma segue semplicemente chi li vuole seguire. Si è fatto il nome o i nomi dei candidati alla Commissione italiani.